Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini, oggi a Bolzano, dal Giappone. Oggi stiamo qua a fare un video, la mia seconda lezione di giapponese. Siccome la prima ha avuto così tanto successo che ancora non è uscita, quindi non saprò se vi interessa o no, io nella speranza che penso che vi piacerà, ho deciso facciamo già la seconda lezione. E siccome nella prima lezione vi ho insegnato come si fa a ricevere il visto matrimoniale, ossia come approcciare a casa una giapponese e chiedere di sposarmi, in questa seconda lezione vi insegnerò prima di tutto come approcciare una giapponese. Quindi in teoria questa dovrebbe essere una lezione che uscirebbe prima dell'altra, però vabbè. Vedete, in questo paese parlano una lingua a me sconosciuta perché parlano tedesco. E anche se l'ho studiato per 8 anni io non lo so parlare. Perché la cosa più importante per imparare la lingua è avere interesse nella lingua stessa. Quindi se non ve ne frega niente del giapponese, anche se vi mettete a studiarlo per 8 anni non lo imparerete. Ma se avete interesse alla lingua o seguite i miei video lo imparerete comunque. Quindi andiamo avanti prima che arrivi la gente. Allora, come approcciare le giapponesi in 4 modi? Innanzitutto approcciare una giapponese si dice nanpasuru, che vuol dire abbordare una tipa. Il Giappone non è che sia un popolo molto rimorchione, ossia non è che capita molto spesso di fermare gente per strada a caso e rimorchiarla. Si menta le... Vabbè, andiamo avanti. Però se per caso voi lo siete e volete provarci, perché non si sa mai nella vita, magari trovate l'unica giapponese che ci sta, vi insegno i 5 modi migliori per approcciare una giappina che veramente vi porteranno al matrimonio e quindi al visto di matrimonio in... Ben che non si dica quanto è utile questo canale, quanto è utile. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito con le parole utili. Il primo di questo modo è ima, hima, che vuol dire sei libera. Questo è molto utile, tu chiedi una giapponese, sei libera? Queste guarda che non è che me le sono inventate, ho chiesto a giapponesi. Perché io ho detto, secondo me, se dovessi abbordare una e fare colpo, gli chiedi, non lo so, hai pagato le tasse, oppure posso farti la lavatrice. Secondo me sarebbe un modo più interessante. Comunque, la seconda di questo modo è karaoke-iku, che vuol dire andiamo al karaoke, 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 iku, andare. Il terzo di questo modo è nani o steru, cosa stai facendo? Se è di sera potete dire con yahima, vuol dire siete libere stasera. Gohan ikanai, andiamo a mangiare, può essere utile, specie se è ora di cena, secondo me funziona. E il quinto di questo modo, che è un altro modo molto simpatico, che però adesso aspettiamo perché qua c'è praticamente l'intera Bolzano in pensione. No, basta. I cani mi schifano, no? Bene. No, no, è italiano, ti ha capito. Ma scherzo, non ho detto una cosa brutta, è vero. I gatti mi mirano, i cani mi schifano. Il quinto di questo modo è kireidane, che vuol dire sei bella. Però una piccola particolarità su questa parola: se una tipa sui 30 vi ferma con una maschera e vi chiede watashi wa kirei, che vi dice sono bella, watashi vuol dire io, kirei, che vuol dire sono bella, potrebbe essere un fantasma giapponese che è Kuchisake Onna, che è questa donna che ha la bocca tagliata da qui a qui, tutta aperta, tutta questa zona qua. E là dovete fare attenzione, perché se dicete hai, gli dite di sì, lei vi taglierà la bocca da qui a qui. Se invece le dite di no, lei vi taglierà in due il corpo. Quindi il mio consiglio che vi do da amico è: cercate di non dare risposte complete. Quindi non sei proprio gnocca, ma non sei neanche un cesso a pedali. Bene, spero che questa lezione vi sia stata utile, vi potrebbe salvare la vita, vedete. E Sebastiano è tutto se non informazioni di altra cultura ad alto livello. Quindi mi raccomando, se volete imparare il giapponese, non perdetevi nessuno di questi video. Per non perdervi nessuno di questi video, basta che vi iscrivete, accendete la campanella, din don, e noi ci siamo. È un po', sai, qua l'aria, te la sei inventata adesso. L'aria di Bolzano mi fa pensare a Fra Martino Campanaro. Bene, ci vediamo domani, che poi era francese, Frère Jacques, ma vabbè. Ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio e grazie mille per essere stati con me. Bye bye. Nelle schede c'è la canzone di Alive che potete scaricarvi, eh. Ciao.